Grazie Lorenzo, grazie a tutti di essere qua, grazie al Ministero dell'Ambiente per ospitare questo convegno, grazie al Ministero dell'Agricoltura per essere presente, non è banale, grazie a tutti voi. Allora, ovviamente cominciamo dal quadro di riferimento internazionale italiano che in realtà già è stato ampiamente descritto negli interventi precedenti, l'obiettivo dei Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 ONU che puntano alla riduzione del 50% entro il 2030 dello spreco nel consumo e nella vendita al dettaglio e una più generica riduzione delle perdite nelle fasi di produzione lungo le catene di fornitura, tutto questo misurato in energia alimentare pro capite al giorno. La legge italiana è stata ovviamente già introdotta, c'è da notare che la legge italiana è comunque un esempio importantissimo per la comunità internazionale perché è una delle prime leggi, se non forse la prima, o la seconda, la terza, a livello internazionale che affronta questo problema dando delle definizioni importanti. C'è da notare che non fissa degli obiettivi specifici da raggiungere, quindi diciamo che lascia ancora molta libertà di azione in questo senso. Questo l'abbiamo detto. Allora, qui abbiamo diciamo, una sintesi molto 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 sintetica appunto dei principali approcci a livello internazionale sulla materia dello spreco alimentare. Ovviamente qui non sono da tagliarsi con l'accetta questi approcci, sono diciamo correlati fra di loro, però andando un po' così a scremare diciamo che c'è un approccio più orientato alla gestione dei rifiuti, quindi a considerare che gli sprechi per lo più diventano rifiuti alimentari. E quindi questo è l'approccio soprattutto seguito dall'Unione Europea con il progetto Fusions che ha elaborato dei dati sia sullo spreco che sugli effetti ambientali. E, diciamo, il paradigma di riferimento di questo approccio è la massimizzazione dell'efficienza nell'uso delle risorse e quindi di conseguenza la riduzione dei rifiuti. Di converso l'approccio FAO, quindi Organizzazione Internazionale per l'Agricoltura e l'Alimentazione, ha un'impronta più focalizzata sugli aspetti alimentari, quindi è un food focused approach, perché l'argomento della sicurezza alimentare è centrale nelle politiche della FAO. Ora, l'approccio che andiamo a proporre di tipo sistemico è sistemico perché integra questi approcci precedenti e già in essere, diciamo, cercando di ampliare ancora un po' la visione e quindi integrando il discorso dell'efficienza delle risorse con quello della sicurezza alimentare e cercando di far evolvere questi concetti e passare da un concetto di mera efficienza tecnica nell'uso delle risorse a un concetto di efficacia nel raggiungimento di obiettivi di tutela sociali, ecologici, ambientali, ovviamente nelle condizioni economiche disponibili. E passare dal concetto di sicurezza alimentare già molto ampio a quello di autosufficienza alimentare e quindi diciamo di rendere la popolazione il più possibile in grado di autosostenersi diciamo come misura di prevenzione strutturale per non dover cadere in situazioni di insicurezza alimentare. Da questi diciamo tre grossi approcci ne discendono, ovviamente implicano di considerare elementi di spreco alcuni elementi e non altri, adesso vedremo in particolare quali, e quindi ne discendono poi anche delle priorità di intervento e di, diciamo, di caratterizzazione specifica del tipo di prevenzione che si vuole applicare per ridurre i rifiuti o ridurre gli sprechi o ridurre le eccedenze a monte e quindi di conseguenza gli effetti negativi. Ora,
Il quadro, diciamo, di riferimento generale di questa ricerca e l'obiettivo che si pone è quello della tutela dei sistemi socio-ecologici congiunti. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che le ricerche internazionali dei grandi gruppi di ricerca tecnico-scientifici, a cui ha accennato già Lorenzo con l'argomento della centrale dei planetary boundaries, quindi dei limiti ecologici entro cui dobbiamo cercare di restare e far svolgere le attività antropiche dell'uomo, vanno integrati anche con una visione dell'economia, cosiddetta l'economia della ciambella, che è questa qui, questa immagine, in cui sostanzialmente le attività dell'uomo devono cercare di essere compatibili il più possibile con dei limiti ecologici, ma anche con dei limiti sociali, e quindi con il garantire dei diritti sociali di base, tra cui faccio notare sicuramente quello all'acqua e al cibo, che diciamo che sono più di strettissima pertinenza di questo argomento dello spreco alimentare. Quindi questo è il quadro di riferimento generale in cui andiamo ad operare. Ora, qui ci sarebbe tantissimo da dire, no? Allora, proviamo, diciamo, a individuare in una maniera il più possibile di sistema come funzionano i sistemi alimentari, molto, in modo molto semplificato. Qui cerchiamo di rappresentare una catena di produzione, di fornitura e di consumo. Quindi, diciamo, le grosse fasi sono quelle della produzione, della distribuzione, del trasporto, della conservazione, del trasporto, della trasformazione, del consumo, cioè della distribuzione prima e del consumo poi. Allora, gli elementi di spreco finora individuati sono soprattutto, diciamo, a livello internazionale, sono quelli che producono materialmente rifiuti alimentari, quindi perdite e sprechi dalla produzione fino al consumo. E, diciamo, è la prima parte di base di questo grafico. Poi, diciamo, discendendo dall'obiettivo generale che ci siamo posti, cerchiamo di approcciare una definizione possibile di spreco alimentare sistemica, vasta, ovvero abbiamo detto che dobbiamo restare dentro i confini ambientali ecologici e dentro quelli sociali. Quindi gli alimenti, la produzione di alimenti, secondo questa ricerca, diventa spreco una volta che eccede i fabbisogni nutrizionali medi di riferimento, sui quali ci sono ovviamente le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci danno, e la FAO ci danno i riferimenti principali. Quindi, diciamo, questo è un aspetto più sociale. Allora, mediamente nel mondo il fabbisogno medio, poi ovviamente qui, insomma, se ci fosse un nutrizionista o... però insomma mediamente siamo sui 2400 kcal persona giorno a livello globale. Qua nel, diciamo, nella regione, nelle latitudini più alte, quindi in Europa, Italia, già stiamo a 2500, vabbè, non vi sto a spiegare perché sennò non la finiamo mai. Ok, i fabbisogni nutrizionali e le capacità ecologiche, attenzione, dobbiamo restare più possibile dentro le capacità ecologiche, quindi dobbiamo anche fare riferimento a qual è l'impatto dei sistemi alimentari in rapporto alle capacità ecologiche. Ora, quindi, andiamo a individuare anche altri elementi di spreco che in letteratura internazionale già da una ventina di anni abbondanti sono presenti. In particolare, uno che ha veramente una grossa entità è, diciamo, la fornitura degli allevamenti animali con prodotti commestibili per l'uomo, che sarebbero già in origine commestibili per l'uomo, coltivati o prelevati in mare, insomma, in altre forme, però destinati direttamente alla produzione di derivati animali, quindi tramite gli allevamenti animali. Qui si assiste sostanzialmente a una perdita netta di prodotti, tra i prodotti in ingresso e quelli in uscita. Perché? Perché gli animali si accrescono biologicamente e, diciamo, la conversione sia energetica che di massa implica la perdita di dal 60 al 70% dell'energia e della massa.
E questo è un elemento di spreco molto importante, perché questi prodotti edibili, commestibili, potrebbero già essere disponibili in teoria per l'alimentazione umana, soprattutto in quelle zone dove ci sono condizioni di insicurezza alimentare. Allora, un altro elemento che è stato già individuato come facente parte della questione dello spreco alimentare è quello della perdita di qualità nutrizionale. La FAO, nel progetto Safe Food, che diciamo che è attualmente quello che coordina le attività internazionali in materia di spreco alimentare, individua come elemento dello spreco alimentare la perdita di qualità nutrizionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lo spreco lo possiamo misurare in termini economici, lo possiamo misurare in termini fisici di massa, lo possiamo misurare in termini di energia alimentare che assumiamo con l'alimentazione, lo possiamo misurare in termini di nutrienti, quindi di proteine, di vitamine, di acidi grassi essenziali, di tutta quella serie di sostanze che sono fondamentali per lo sviluppo umano. E quindi diciamo si assiste lungo le filiere alimentari a una perdita, a una degradazione della qualità nutrizionale, che può portare quindi alla fine del consumo finale a una diciamo minore assunzione rispetto a quelli che sarebbero i livelli di riferimento raccomandati dalle organizzazioni internazionali. Altro elemento di spreco molto importante che diciamo, non è stato ancora fino adesso preso in considerazione, ma nella letteratura internazionale, ripeto, già da una ventina, trentina di anni viene considerato come a tutti gli effetti una forma di spreco, è quello della sovralimentazione. Quindi che vuol dire? Vuol dire che i livelli nutrizionali di assunzione possono essere inferiori ma possono essere anche superiori, anzi il più delle volte sono proprio superiori, soprattutto per quanto riguarda l'energia alimentare e le calorie assunte nel consumo, e questo diciamo in termini di sistema non si può che considerare uno spreco, perché queste risorse diciamo potrebbero essere gestite e distribuite meglio da una parte, dall'altra causano tutta una serie di problemi, di problematiche, di patologie, il sovrappeso, l'obesità, sì, diciamo in termini di salute, poi dopo vedremo qualche dato un po' più nel particolare. Ora, diciamo, su questi elementi di spreco la ricerca diciamo, è piuttosto è difficile, però diciamo, siamo riusciti a fornire un po' di dati. Altri elementi di spreco che possibilmente potremmo considerare, insomma, da valutare come, eventualmente come spreco, è l'uso non alimentare di prodotti edibili commestibili, quindi per fini industriali o energetici, di trasporti, biocombustibili, processi industriali, di olio di palma. Questo, come vedremo, incide per il 10-15% sulla produzione alimentare mondiale, non stiamo parlando di una cosa irrilevante. Perdonatemi, c'è tantissimo da dire. Stringiamo però. È una parola, la terza slide. Allora, altri elementi sono le perdite che avvengono prima dei raccolti, prima dei prelievi. Queste diciamo è ancora molto difficile dal punto di vista tecnico-scientifico quantificarle, però questi insomma anche per la FAO sono a tutti gli effetti sprechi e perdite. Altro elemento da considerare sarebbero quelle delle non rese produttive, cioè di quello che ci si aspetta di produrre, che sarebbe ottimale produrre nelle condizioni date, ma che non si riesce a produrre per vari motivi economici, sociali, ambientali. Lo spreco di acqua potabile, anche questo, l'acqua è un elemento vitale, è l'alimento vitale probabilmente, cioè il principale alimento dell'essere umano. Le perdite idriche o nel consumo delle reti idriche, insomma, in varie forme si può perdere. Ora, ecco, una volta che ci siamo levati questa slide che era veramente enorme, passiamo diciamo, a inquadrare gli aspetti ambientali dei sistemi alimentari. Allora, rispetto al quadro di riferimento il quadro di riferimento dei planetary boundaries, dei limiti ambientali e sociali, in questa slide vediamo come si è evoluto il sistema ambientale, la biosfera planetaria tra il 1961 e il 2015. Quindi diciamo la produzione alimentare è aumentata enormemente, ma diciamo si sono risolti i problemi di volume, di massa di produzione, che è aumentata incredibilmente, però i problemi di denutrizione e di sovralimentazione, di sovrappeso sono sostanzialmente o rimasti gli stessi o per il sovrappeso e la sovralimentazione aumentati decisamente in maniera vigorosa.
Per quanto riguarda l'impatto dei sistemi alimentari sui limiti planetari dei processi biogeochimici, fisici che regolano la resilienza e la stabilità del pianeta Terra, i sistemi alimentari sono uno dei principali, se non forse il principale, dei fattori di superamento di questi confini. In particolare per quanto riguarda i cicli biogeochimici, come abbiamo visto, e la perdita di biodiversità. Per questi due elementi già siamo al di là delle soglie di incertezza, che vuol dire? Cioè abbiamo superato le soglie di sicurezza, siamo in una zona di insicurezza e siamo in una zona in cui non sappiamo esattamente che cosa può accadere. Scusa, se posso, quando parliamo di limiti planetari parliamo di proprio numeri concreti, che per esempio nel caso dei cambiamenti climatici, per citare forse quello più popolare, significa non più di 450 parti per milione. Una misura che abbiamo già superato da tempo, e mentre invece per la perdita di biodiversità significa non perdere più di 10 specie l'anno per milioni di specie conosciute. Anche in questo caso siamo molto 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 al di là. Scusi. Grazie, Lorenzo. Quindi ok, i sistemi alimentari impattano fortemente sui cicli biogeochimici, sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici sono uno dei principali fattori di superamento dei limiti di sicurezza, sull'uso dei suoli agricoli, in particolare sulla deforestazione, quindi sull'impatto sull'uso dei suoli e sul consumo idrico, sono il principale determinante di avvicinamento alla soglia di sicurezza. Il rapporto dell'ISPRA fa una rassegna della letteratura internazionale molto ampia e cerca di riassumere insieme un po' tutti i dati che si riescono a reperire a livello globale, europeo e italiano, in particolare i dati sulla massa, sullo spreco in massa, i dati della FAO, di Fusion della Commissione Europea a livello europeo, i dati di vari studi a livello italiano. Una cosa adesso è inutile stare a vedere tutti quanti i dati, anche perché sono, le stime variano tantissimo a seconda degli studi. Un dato molto interessante è quello delle proteine, che abbiamo una perdita addirittura quasi di 2/3 delle proteine lungo tutta quanta la filiera alimentare. Elaborando alcuni dati sull'uso per allevamenti e la sovralimentazione insieme a quelle che definiamo nel rapporto perdite e sprechi convenzionali, quindi quelli che producono materialmente rifiuti alimentari, mettendo insieme questi dati, una cosa che può saltare molto all'occhio è questa della popolazione equivalente che si potrebbe nutrire con tutto questo cibo. Potremmo arrivare addirittura a 7 miliardi in più di persone nel mondo. 1,3 miliardi di persone in più in Europa, 90 milioni in Italia. Questi sono dati, credo, giganteschi. Poi raccogliamo informazioni sugli effetti ambientali relativi ai gas serra, di cui abbiamo già parlato, al consumo idrico di acque superficiali e sotterranee, di uso di fertilizzanti associato alla produzione di prodotti alimentari. E l'emissione quindi di azoto e di fosforo anche dei processi di produzione agricola, l'acidificazione e l'eutrofizzazione che sono dei processi chimici che alterano gli ecosistemi, e l'uso quindi associato allo spreco di suolo agricolo e gli effetti sulla biodiversità a livello globale. La cosa importante da notare di questi dati è che all'incirca mediamente i 2/3 di questi effetti sono legati alle fasi produttive. Quindi quando sentiamo dire che lo spreco alimentare produce effetti ambientali, in realtà stiamo dicendo una cosa un po' complessa, stiamo dicendo che associamo al cibo che non viene consumato tutti gli effetti ambientali che sono stati prodotti precedentemente, soprattutto nella fase di produzione. E questo è un concetto molto importante per capire, che ci aiuta a capire quali possono essere le soluzioni alla base. Ora, oltre a questi dati che abbiamo raccolto, noi abbiamo cercato di elaborare degli studi molto recenti di quest'anno del 2017 sull'impronta ecologica dei sistemi alimentari e cercando di da questi studi tirare fuori l'impronta ecologica dello spreco, in particolare alimentare. Ora, che cos'è l'impronta ecologica? L'impronta ecologica è un indicatore sintetico di impatto ambientale che per semplificare può essere definito come la domanda di territorio necessaria per le attività antropiche e quindi per rigenerare le risorse
e assorbire i rifiuti che le attività antropiche producono in un tempo limitato, ovvero quindi è la domanda di biocapacità disponibile su un territorio. Allora, no, non ce la farò mai. Dopo facciamo i dibattiti. Va bene, insomma, diciamo che sarebbe necessario ridurre almeno di un terzo l'impronta dello spreco alimentare nel mondo e un quarto in Italia. Qui abbiamo un po' di dati a livello mondiale, soprattutto in energia alimentare, perché come abbiamo visto l'energia alimentare è quella, diciamo, sulla quale si concentrano gli obiettivi dell'ONU e diciamo, quella su cui è più facile elaborare i dati a livello mondiale, europeo, italiano. Lo spreco in questo termine sarebbe addirittura del 43% nel 2007, a livello mondiale del 63% a livello europeo e del 60% circa a livello italiano. Sulle perdite idriche, va bene, non dico nulla. Diciamo, a livello mondiale riusciamo a vedere che lo spreco aumenta dal 41% al 44% tra il 2007 e il 2011. La componente degli allevamenti, dell'uso di prodotti edibili in allevamenti, è quella sicuramente maggioritaria. Se considerassimo anche usi non alimentari, foraggi edibili per gli allevamenti, arriveremo addirittura al 57% dello spreco. Una cosa, questa è piuttosto importante, vedere qual è la tendenza tra il 2007, il 2011 e il 2015, ovvero diciamo, il fabbisogno medio ha dei lievi incrementi. A questi lievi incrementi corrispondono incrementi molto maggiori della produzione, degli input, della fornitura commerciale e del consumo. In corrispondenza di questi aumenti delle forniture e delle eccedenze alimentari si ha un notevole aumento degli sprechi, un aumento quasi esponenziale. Quindi diciamo che questa analisi ci suggerisce che la causa di spreco è dovuta alla sovrapproduzione in primis. Ora, una visione sistemica del sistema alimentare globale ci indica che cosa potrebbe avvenire, come è strutturato il sistema alimentare. Diciamo che si formano dei colli di bottiglia fra la produzione e il consumo per l'effetto della concentrazione delle attività di commercio, di trasformazione e di distribuzione. Tutto questo è facilitato da un surplus di energie fossili molto elevato, dalla sovrapproduzione come abbiamo visto, dalla connessa sovrappopolazione e i fenomeni di urbanizzazione che cambiano gli stili di vita, dalla finanziarizzazione delle attività alimentari, quindi è un fenomeno di intermediazione tra la produzione e il consumo, di distanziamento del produttore dal consumatore e di condizionamento delle filiere e in ultima analisi di distribuzione asimmetrica delle risorse e dei prodotti alimentari. Questo, diciamo, il dato macro più evidente è il fatto che nel mondo il 66% della popolazione soffre di qualche grave disturbo alimentare, o denutrizione, o malnutrizione, o sovralimentazione calorica e malnutrizione nutrizionale. In contemporanea, in Italia, diciamo, siamo messi in una situazione migliore, ma l'obesità è in rapido aumento, il 45% delle persone è in sovrappeso, il 24% dei bambini tra i 6 e gli 11 anni, ed è un record europeo. Abbiamo 8 milioni di persone in povertà relativa e 4,6 milioni di persone in povertà assoluta, ovvero con difficoltà di accesso al cibo. Questa è veramente importante, perché si lega con quella precedente e ci dice che i sistemi alimentari invece di piccola scala, ecologici, locali e solidari, hanno delle percentuali di spreco alimentare molto molto inferiori. In particolare le produzioni agroecologiche di piccola scala producono sprechi da 2 a 4 volte minori di quelli dell'agroindustria e forniscono più nutrienti, il consumo totale di risorse è molto inferiore. La piccola agricoltura contadina nel mondo fornisce il 70% della produzione utilizzando solamente il 25% delle terre, quindi è molto efficiente. Le filiere corte, biologiche e locali producono gli sprechi prima del consumo al 5% contro il 30-50% dei sistemi industriali. Le reti alternative di rifornimento alimentare sprecano un decimo dei canali convenzionali. I sistemi di agricoltura supportata da comunità, che vuol dire produzione e consumo unite insieme in cooperativa, si spreca dalla produzione al consumo il 7% contro il 50-60% dei sistemi. Quindi l'efficienza dell'uso delle risorse e soprattutto l'efficacia del raggiungimento degli obiettivi logici e sociali è molto più alta. Quindi da tutta questa cosa ne deriva che è necessario ridurre le eccedenze alimentari soprattutto e riportarle entro dei termini di quantità fisiologiche minime alle quali si possono applicare le attività di
riciclo, di recupero, di prevenzione tecnologica. Questo diciamo, è importante che si occupino queste attività delle quote fisiologiche per non rendere necessarie alle loro attività quantità di eccedenze. Ed è importante porre diciamo, in testa a monte della prevenzione le misure strutturali, come appunto la. Tanto ne parliamo dopo. Lasciamo lo spazio alla tavola rotonda. Va bene. Bene, grazie. Scusate.